Coronavirus, un nuovo guarito a Sciacca, dove contagiati adesso sono 3. Nessun nuovo caso ormai da giorni in provincia di Agrigento e ricoveri che continuano a diminuire in tutta la Sicilia. Questa è la situazione nell'isola nelle ultime 24 ore. I posti letto anti-Covid istituiti negli ospedali dovranno scendere dagli attuali 3.600 a 1.200. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza a proposito della riorganizzazione del sistema sanitario siciliano post-emergenza. Si ferma ancora la raccolta dell'umido a Sciacca, niente ritiro lunedì prossimo 11 maggio a causa della impossibilità di conferire presso l'impianto di compostaggio di Contrada Santa Maria, che ha raggiunto per l'ennesima volta il livello di saturazione. Crisi economica a Sciacca, dopo l'avvio del confronto con l'amministrazione, è positivo il commento delle associazioni di categoria. Per Giuseppe Caruana di Confcommercio e Giuseppe Montalbano di CNA occorre che si dia rapida attuazione agli impegni assunti. Riapre a fine maggio l'hotel Torre del Barone del complesso alberghiero di Sciaccamare. La struttura è stata interessata da un corposo intervento di ristrutturazione. Calendarizzata l'apertura anche degli altri 3 alberghi, al nostro telegiornale il presidente di Aeroviaggi, Mangia. Domani, prima domenica della fase 2, saranno aperti bar, ristoranti e pasticcerie con l'asporto o consegna a domicilio. Lo prevede l'ultima ordinanza di Musumeci. Domani a Sciacca, per la festa della mamma, sarà aperto il cimitero. Benvenuti al nostro telegiornale. Anche oggi sotto i riflettori la questione del coronavirus. Diminuiscono i ricoveri ed è stabile il numero degli attuali positivi in Sicilia. In provincia di Agrigento da alcuni giorni non si registrano nuovi contagi. A Sciacca c'è anche un nuovo guarito. Il punto della situazione in questo servizio di Maria Genuardi. Scende a 3 il numero degli attuali positivi a Sciacca. Una nuova guarigione infatti si è registrata nelle ultime 24 ore, alle quali fa riferimento il report di ieri sera dell'azienda sanitaria provinciale. Su 26 casi complessivamente registrati, dunque 19 sono le persone guarite e 4 quelle decedute in città. La buona notizia è che anche ieri non si sono registrati nuovi contagi in provincia di Agrigento a fronte di 215 tamponi effettuati. Diminuisce anche il numero dei ricoverati, da 7 a 6, mentre il numero complessivo dei guariti sale a 83 su 125 casi di Covid-19 che si sono registrati in provincia dall'inizio dell'epidemia. In quarantena ci sono ancora 21 persone. I tamponi complessivamente effettuati sono 5.402. Diversi comuni, e alcuni ormai da oltre una settimana, hanno visto azzerare il numero dei positivi. È il caso di Caltabellotta, Menfi, Ribera, Camastra, Aragona, Montallegro e Raffadali. Una sola persona attualmente contagiata a Favara, Lampedusa, Licata, Annaro, Palma di Montechiaro, Santa Margherita Belice e Siculiana. 2 attuali positivi a Campobello di Licata, Ravanusa e Realmonte, 3 a Canicattì, Castel Termine e Sciacca, 4 ad Agrigento e Portempedocle. A livello regionale è rimasto stabile rispetto alle 24 ore precedenti il numero delle persone attualmente positive al coronavirus in Sicilia, mentre è aumentato il dato dei dimessi. I tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia, con i 3.016 delle ultime 24 ore di riferimento, sono saliti a 98.711. 13 i nuovi positivi, mentre il numero delle persone attualmente contagiate è rimasto invariato, sono sempre 2.127 soggetti. Altri 11 guariti, con questo dato che sale ora a 921, mentre con altri 2 casi nelle ultime 24 ore il numero dei deceduti è salito a 253. Significativo il dato delle persone dimesse, altre 41, per cui risultano ancora ricoverati 329 pazienti, di cui 19 in terapia intensiva, meno 2, mentre 1.798 sono le persone ancora in isolamento domiciliare. I posti letto istituiti negli ospedali dovranno scendere dagli attuali 3.600 a 1.200, 1.300 al massimo. Queste le novità provenienti dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che in un videomessaggio ha promesso investimenti specifici a favore di quegli ospedali che, ha detto, più di altri sono stati impegnati a gestire l'emergenza. Ascoltiamo Razza. Ma dobbiamo restituire tutte le strutture ospedaliere alla loro vitalità naturale. E quindi dobbiamo ridurre il numero delle strutture impegnate con il coronavirus, con il Covid-19,
senza però far emergere alcun rischio per la nostra popolazione. 2/3 in meno di numero di posti letto anti-Covid in Sicilia, che dunque scenderanno da 3.600 a 1.200. Gli ospedali andranno restituiti alla loro vitalità naturale. Questo è l'impegno dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha affidato le novità ad un videomessaggio che sostanzialmente conferma quanto anticipato ieri al nostro telegiornale dalla presidente della Commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana Margherita La Rocca Ruvolo. Noi dobbiamo scendere da un numero massimo di 3.600 posti letto, terapia intensiva, ordinari e malattie infettive, a un numero che si aggirerà attorno ai 1.200-1.300 posti letto, che devono individuare un aumento possibile a fisarmonica in maniera tale che nel caso di maggior contagio ci possa essere una riserva immediata di reparti che si introducono immediatamente nella possibilità di diventare operativi. Razza chiarisce che l'allerta non calerà, tanto è vero che oltre a puntare sui Covid hospital, in Sicilia non potranno essere più di 5, gli ospedali tradizionali potranno occupare il 30% di posti letto in terapia intensiva e il 40% nelle degenze ordinarie, a volere significare che se ci fosse un ritorno dell'epidemia, ovvero se l'emergenza non fosse più improvvisamente gestibile, si dovrebbe avere la possibilità di correre ai ripari. Attorno a questi due numeri noi stiamo costruendo una programmazione che dovrà anche avere il più possibile di strutture dedicate, i cosiddetti Covid hospital. Diminuiranno per ogni provincia il numero delle strutture, aumenta la professionalizzazione perché i percorsi saranno fondamentali, perché abbiamo alle nostre spalle un'esperienza importante e da qui alla fine dell'estate metteremo in campo un piano post-emergenziale di transizione. Perché alla fine dell'estate? Perché contemporaneamente è partita con ordinanze di protezione civile la progettazione delle strutture più organizzate che dovranno prepararci all'autunno. Io non lo so se ci sarà davvero una seconda ondata, non so nemmeno quanto dovesse essere incisiva. Su qualche giornale si è letto che quello che oggi ha vissuto il nord dell'Italia, nel caso di una seconda ondata, potrebbe arrivare a sud. Speriamo che non sia così, ovviamente. Però, siccome ci sono modelli che dicono anche questo, abbiamo il dovere di proteggere la nostra economia e quindi abbiamo il dovere di evitare una nuova chiusura totale del sistema e per fare questo abbiamo la necessità di essere pronti tra settembre, ottobre e novembre ad avere un numero di strutture adeguate che possano anche affiancare quelle ospedaliere, realizzando modelli organizzativi nel territorio, grazie alla digitalizzazione, alla telemedicina. Ovviamente le strutture che sono state impegnate in questo momento e che saranno magari liberate da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, avranno un investimento particolare da parte della Regione. Penso siamo tutti d'accordo perché in Sicilia non ci si ammala solo di coronavirus e negli ospedali i siciliani devono poter tornare in condizioni di sicurezza. Dal proprio medico in ambulatorio devono poter tornare in condizioni di sicurezza. Si deve poter andare dal proprio cardiologo, dal proprio oncologo, dal proprio dentista, dal proprio ortopedico, da qualsiasi delle specialità mediche con la sicurezza e la consapevolezza di poter essere curati. Ennesimo stop alla raccolta della frazione umida dei rifiuti a Sciacca. Il servizio non potrà essere garantito lunedì prossimo a causa dell'impossibilità di conferire nel centro di compostaggio di Contrada Santa Maria. Lo ha comunicato in mattinata l'amministrazione comunale. Un disservizio che perdura da tempo e che si registra periodicamente in città, essendo legato alla capacità dell'impianto di compostaggio che spesso raggiunge i livelli di saturazione. Lunedì prossimo dunque non dovranno essere messi fuori dalle abitazioni i mastelli da parte dei cittadini, i quali dovranno tenere in casa l'umido almeno fino al prossimo turno, che è quello di mercoledì, ovvero sia 2 giorni dopo. Crisi economica a Sciacca, primo momento di confronto tra amministrazione comunale e organizzazioni rappresentative del mondo del commercio e dell'artigianato. È positivo il commento di Confcommercio con Giuseppe Caruana, che però chiede al sindaco di dare rapida attuazione agli impegni assunti. Ascoltiamo.
L'approccio è positivo, le impressioni sono buone, ma la Confcommercio di Sciacca, dopo il primo confronto avuto con l'amministrazione comunale, chiede oggi al sindaco Francesca Valenti di passare immediatamente dalle promesse ai fatti, ovviamente per quanto di propria competenza e a partire dalla questione dei tributi locali. Naturalmente interlocutorio in questo momento con una certezza, almeno questo ci è stato comunicato, dell'esenzione del suolo pubblico per quanto riguarda tutta, diciamo, l'anno in corso e anche una allo studio una possibilità di ampliare quelle che sono già le aree concesse, ove possibile naturalmente e ove ci sarà la possibilità di farlo anche su richiesta dell'interessato. Questa, diciamo, pare essere una certezza, anche se i provvedimenti poi devono essere calati in atti formali. Le altre cose sono quelle che abbiamo già, diciamo, chiesto sia nei documenti sia in termini di incontri online e anche di presenza. Anche l'ultima volta in cui abbiamo fatto la manifestazione simbolica della consegna delle chiavi, abbiamo chiesto quelle che sono, per quanto riguarda le competenze comunali, quelle che sono i tributi locali. Tra l'altro, siamo in presenza di oggi di una legge finanziaria che ha approvato il fondo, il famoso fondo perequativo per 300 milioni da destinare alle aziende per i mancati introiti legati ai tributi locali, e quindi mi sembra urgente, direi urgente e necessario, che sia fatta controllo generale di quelle che possono essere le tasse esentate da questo punto di vista, quindi Tari in particolare e IMU ove possibile. Questo è già un dato di fatto, è qualcosa su cui si può lavorare e che lo chiediamo di farlo celermente. Poi abbiamo chiesto naturalmente che ci stiano a fianco per far sì che le richieste che arrivano dalle associazioni di categoria possano essere, si possa ancora più dare forza a questo tipo di richieste, chiaramente ai livelli superiori, quindi regionali e nazionali, per fare in modo che ci sia una ripartenza e che la ripartenza non sia una finta ripartenza, perché ci possiamo trovare anche ad uno scenario di questo genere, e fare in modo che ci possa essere una tranquillità da questo punto di vista. Non chiediamo certamente di provvedimenti di carattere palliativo o di briciole, abbiamo bisogno di provvedimenti sostanziali e anche abbastanza celeri e veloci. Fin qui Confcommercio, ma anche la CNA di Sciacca esprime una valutazione positiva sul confronto avuto con l'amministrazione Valenti. Abbiamo anche chiesto di mantenere questo tavolo attivo per programmare le iniziative che devono essere messe in atto anche nei prossimi mesi, ha detto il presidente Giuseppe Montalbano. Ascoltiamolo. Un contributo a fondo perduto a sostegno delle imprese colpite dagli effetti devastanti della pandemia. A chiederlo in una lettera indirizzata al presidente dell'ANCI Sicilia, Luca Orlando, e ai sindaci è stata la CNA. Anche i comuni possono e debbono fare la loro parte, evidenzia oggi Giuseppe Montalbano. Questo ricade in un'attività che la CNA sta facendo per il momento, quindi non solo le richieste al governo nazionale e al governo regionale, e quindi anche ai comuni, agli enti locali, perché sostanzialmente è una partita che dobbiamo giocare tutti, vista l'emergenza e visto la crisi nella quale ci siamo imbattuti. Consideriamo che noi veniamo da 10 anni di una crisi profonda, il coronavirus certamente credo che è stata la mazzata, non vorrei dire finale, ma è stata certamente questo periodo quello che sta inclinando fortemente il futuro delle attività produttive. L'incontro che abbiamo avuto con l'amministrazione comunale cade proprio in questa ottica. Diciamo che, come tutti gli incontri interlocutori, è stato positivo e propositivo, ma certamente noi ci faremo promotori di alcune iniziative, cioè quello di produrre dei punti programmatici affinché la Giunta possa mettere a sintesi in un documento da sottoporre a tutte le parti sociali e quindi di gestire bene e meglio l'emergenza sanitaria. Ci sono alcune cose che possono fare, come dicevo, l'organizzazione che intendiamo marciare anche qui in maniera comune, e penso che adesso è venuto anche l'ora di gestire questa crisi anche attraverso l'istituzione della consulta dell'artigianato e del commercio, perché noi abbiamo chiesto di tenere questo tavolo dell'emergenza sempre attivo e sempre vivo per monitorare e quindi stiamo attento evidentemente anche all'evoluzione della curva epidemiologica, sempre tutto nella massima sicurezza sanitaria, però di istituire questo tavolo è di portare e di approvare la consulta dell'artigianato, come dicevo, per discutere non solo di vecchi problemi, ma aggiungiamo a questi anche i nuovi dettati dall'esigenza coronavirus.
Senso unico da lunedì prossimo e per 2 giorni in via Cappuccini a Sciacca, un provvedimento che disciplina la viabilità è stato assunto dalla Polizia Municipale a fronte della necessità di effettuare urgenti lavori di manutenzione alla rete idrica proprio nell'area di via Cappuccini. I lavori inizieranno lunedì mattina da parte della ditta incaricata dai commissari che gestiscono il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento. Gli scavi interesseranno in particolare il tratto nei pressi della chiesa dei Cappuccini. Il senso unico di marcia sarà consentito verso Porta Palermo, di conseguenza i veicoli provenienti da via Bevaio non potranno svoltare a destra e mettersi in via Cappuccini, così come quelli provenienti da Porta Palermo potranno proseguire verso via Cronio o verso via Madonna della Rocca, ma non potranno proseguire verso via Cappuccini. Parliamo adesso di turismo, delle prospettive per il territorio saccense, perché riapre a fine maggio l'hotel Torre del Barone, reduce da un intervento di ristrutturazione costato 10 milioni di euro. Al nostro telegiornale il presidente di Aeroviaggi, Marcello Mangia, parla delle prospettive per la ripresa del turismo. Sentiamo. Riaprirà il prossimo 29 maggio un nuovo Torre del Barone, fresco di ristrutturazione, mentre il 26 giugno toccherà al Cala Regina. A completare il quadro, il 10 luglio, la ripartenza dell'Ipari e della Licudi. E questo è il programma di Aeroviaggi, che guarda dunque concretamente alla possibilità di ripartire con l'ospitalità nei 4 alberghi di Sciaccamare, dopo le misure di contenimento del coronavirus. Fremiamo da mesi per poter ripartire. Siamo fiduciosi che la stagione comunque, anche se sarà, anche se ormai decisamente intaccata, sarà una stagione dove non avremo sicuramente un beneficio economico, comunque siamo sicuri che potremo ripartire dando anche fiducia alla gente, ai turisti, dimostrando che siamo in grado di garantire una vacanza sicura. Ci siamo strutturati in modo da garantire un certo tutto quello che al momento è previsto, che ci è stato indicato sia dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia dalle nostre associazioni di categoria. Il governo in effetti ancora non si è pronunciato in maniera chiara, però ritengo che il distanziamento sia una misura che verrà confermata, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è qualcosa che in mancanza del distanziamento, della possibilità di distanziarsi, deve essere applicato, e le misure di sanificazione saranno mantenute. Tutte queste misure ovviamente noi le abbiamo già messe in atto nei nostri alberghi. Ho fatto recentemente un sopralluogo al Torre del Barone e siamo confidenti di poter garantire ai clienti, affidandoci ovviamente pure al loro senso civico, perché diciamo, noi mettiamo in atto tutte le condizioni necessarie per passare una vacanza sicura. Dobbiamo immaginare che i vostri ospiti provengano dal mercato interno nazionale quest'anno? Allora, sicuramente le prime settimane avremo un mercato addirittura regionale, ritengo. Dunque noi stiamo aprendo il 29 maggio, ma sostanzialmente abbiamo pochissime prenotazioni, è un gesto per rompere il ghiaccio e dare fiducia anche ai nostri altri colleghi, agli albergatori, alle agenzie di viaggi. Diciamo, qualcosa si deve muovere, non possiamo stare ad aspettare. Le agenzie di viaggio presto riapriranno, la gente ritroverà la fiducia, perciò ci vogliono far trovare pronti. Dunque, le prime settimane sarà un mercato regionale, magari legato al weekend, perciò insomma un po' a singhiozzo ripartiremo. Poi io penso che, spero, che la situazione venga vista per quella che è, cioè in Sicilia come in Sardegna abbiamo avuto pochissimi contagiati, evidentemente non solo la popolazione si è comportata in maniera corretta e ha seguito le misure, ma c'è qualche cosa che da noi rende il virus meno aggressivo, probabilmente, perché lo dicono i numeri. In questi giorni parliamo di contagiati per milione di abitanti, perciò obiettivamente sono dati che dovrebbero essere super confortanti. La gente è molto spaventata, però col passare dei giorni si renderà conto che bisogna convivere, ma è una cosa che ti può far vivere normalmente. E dunque verso fine giugno speriamo che anche il turismo nazionale riparta verso le nostre destinazioni, per poi, io ritengo, a metà luglio avere anche dei francesi, il nostro turismo internazionale. Un'ultima cosa, poi sì. Dicevamo in apertura, siete reduci da questo intervento corposo, 10 milioni di euro al Torre del Barone, è una situazione, quella nella quale ci troviamo, che non ha precedenti nella storia. Qualcuno parla
di una ripresa che sarà una specie di dopoguerra, anche se non siamo reduci dalle macerie di una guerra, naturalmente, ma siamo reduci comunque da una fase complicata. Cosa ha significato per voi come azienda? Per noi come azienda è un colpo pesante perché abbiamo stimato e studiato, insomma, per riprenderci dai danni che abbiamo subito e subiremo durante tutta questa stagione, ci vorranno anni. Però bisogna far fronte, diciamo, è la storia di chi fa impresa, ma non solo chi fa impresa. Facendo un parallelo con l'agricoltura, non tutte le stagioni sono buone, ci arriva la stagione disastrosa, poi ci si rimette un po', ma è un po' un ciclo. Continueremo ad avere un percorso virtuoso e dopo qualche anno ci saremo, spero, ripresi da questo colpo. Nella prima domenica della cosiddetta fase 2, quella iniziata il 4 maggio, saranno aperti domani bar, ristoranti e pasticcerie con il sistema però delle consegne a domicilio o vendita da asporto. È quanto stabilisce l'ordinanza del Presidente della Regione e domani, in occasione della festa della mamma, a Sciacca sarà eccezionalmente aperto il cimitero a partire dalle 9 fino alle 13, così come disposto nei giorni scorsi dal Sindaco Francesca Valenti. Sentiamo. Quella di domani sarà la prima domenica della fase 2 che vedrà bar, pasticcerie e ristoranti rimanere aperti per vendite da asporto o a domicilio. A chiarirlo è una nuova circolare della Protezione Civile regionale. Domani, così come per tutte le altre domeniche della fase 2, fino a quando non interverranno nuovi decreti del Governo nazionale o ordinanze del Presidente della Regione, tutti gli esercizi commerciali che effettuano il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari saranno dunque aperti. Il provvedimento riguarda bar, pasticcerie, ristoranti, attività simili che vendono prodotti alimentari o affini, quali prodotti da forno, rosticceria, cibi pronti, pasticceria. L'attività va comunque effettuata evitando gli assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali e chi vorrà fruire del servizio dovrà indossare la mascherina. Non è consentito consumare ciò che viene acquistato all'interno del locale né tantomeno nelle immediate vicinanze. Per l'acquisto di prodotti attraverso il sistema dell'asporto è inoltre consentito l'eventuale spostamento anche in altri comuni. Riguardo alle disposizioni di domani, a Sciacca, come è noto, in occasione della festa della mamma, sarà eccezionalmente aperto il cimitero. Lo ha deciso giorni fa il sindaco Francesca Valenti. Il cimitero domani sarà aperto dalle 9 alle 13 e sarà autorizzata anche l'attività dei fiorai. Dopo la chiusura disposta dal Ministero della Salute per l'emergenza coronavirus, il cimitero di Sciacca è stato riaperto lunedì scorso 4 maggio e resterà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Possono entrare 30 persone alla volta munite dei dispositivi di protezione individuale e con l'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Torniamo a parlare di rifiuti perché la Regione siciliana intende accelerare l'iter sull'ampliamento degli impianti pubblici di smaltimento presenti sul territorio agrigentino. Ad annunciarlo la parlamentare regionale Margherita La Rocca Ruvolo. Tra le iniziative pianificate, l'ampliamento dell'impianto di compostaggio di Contrada Santa Maria e la realizzazione di una nuova vasca presso la discarica di località Saraceno Salinella, opere attese da tempo da tutto il territorio che fa riferimento proprio a questi impianti. Vediamo il punto in questo servizio. La Regione siciliana intende accelerare l'iter per l'ampliamento degli impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti in provincia di Agrigento. A darne notizia è la parlamentare regionale Margherita La Rocca Ruvolo. L'argomento è stato al centro nei giorni scorsi di una videoconferenza promossa dall'assessore Piero Bon e alla quale hanno partecipato i vertici della SRR Agrigento Ovest, della SRR Agrigento Est e il Dipartimento regionale dell'acqua e rifiuti, convocati per discutere delle iniziative concernenti l'impiantistica pubblica presente e in divenire nel territorio provinciale. In particolare, la provincia di Agrigento potrà garantirsi l'autosufficienza nel trattamento e smaltimento dei rifiuti. Ad Agrigento oggi sono presenti un impianto di compostaggio nel comune di Sciacca, in Contrada Santa Maria, autorizzato per 14.000 tonnellate l'anno e appartenente alla SRR Agrigento Ovest, e la discarica, situata anche questa nel comune di Sciacca,
Sciacca in contrada Saraceno Salinella, in atto esaurita, sempre della SRR. L'assessorato regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità intende accelerare sia per l'ampliamento sia per la realizzazione di nuovi impianti e ha chiesto di ricevere ogni 15 giorni una relazione sull'evoluzione delle iniziative per avere tempi certi e stati di avanzamento e intervenire rapidamente se dovessero emergere criticità. Sono state pianificate diverse iniziative e precisamente l'ampliamento dell'impianto di compostaggio di Contrada Santa Maria Sciacca di ulteriori 10.000 tonnellate l'anno. Il progetto definitivo, riferisce Margherita Larroccarruvolo, è stato presentato il 28 ottobre 2019 ed è attualmente in verifica di assoggettabilità all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente. Un intervento da 4 milioni di euro a valere sui fondi del Patto per il Sud e sui fondi del Piano Operativo Ambiente. Prevista inoltre la realizzazione di una nuova vasca di discarica per complessivi 500.000 metri cubi con annesso trattamento meccanico biologico da realizzarsi a Sciacca in contrada Saraceno Salinella. In questo caso il progetto definitivo è stato presentato il 23 agosto 2019 e la procedura è al vaglio dell'assessorato regionale al territorio ed ambiente. La SRR Agrigento Ovest, in riferimento al progetto della discarica, aveva chiesto un'anticipazione per procedere alla verifica del progetto stesso, ma ha comunque già pronta la determina a contrarre per l'individuazione dell'organismo preposto alla validazione, che per tale procedura richiede circa 100.000 euro. Il CDA della SRR si è detto disponibile ad anticipare tale somma. Il finanziamento previsto è di 25 milioni di euro a valere sui fondi del Patto per il Sud. Sempre nella discarica di Saraceno Salinella è previsto anche l'ampliamento di una vasca per 99.000 metri cubi, un investimento della Sogei Regis, società in house della SRR costituita per la gestione degli impianti. Per tale progetto si è in attesa di esproprio per pubblica utilità dei terreni interessati all'ampliamento della discarica. Iniziative pubbliche in corso anche nella SRR Agrigento Est per la realizzazione di un impianto di compostaggio nel comune di Castel Termini e a Ravanusa. La notizia del completamento del secondo modulo dell'impianto di depurazione della rete fognaria di Sciacca è da considerarsi un passo decisivo verso il completamento di un servizio indispensabile per la salvaguardia del territorio saccense, ma occorre prestare analoga attenzione anche alle situazioni ancora irrisolte della città. Così Mizzica, che oggi ricorda come sulla vicenda ambientale sia stato presentato un dossier dettagliato e sia stata anche richiesta l'attivazione di una task force in difesa del litorale saccense. Mizzica torna con l'occasione ad evidenziare gli sversamenti fognari in via Madonnuzza nella sottostante area di Coda della Volpe, sversamenti fortemente dannosi per la salute pubblica e causa principale di costante erosione ed inquinamento paesaggistico. Mizzica sollecita il sindaco Valente ad affrontare la questione con il commissario unico per l'emergenza depurazione Enrico Rolle. La salvaguardia del territorio, conclude Mizzica, deve diventare l'obiettivo primario assieme alla conquista della bandiera blu, come avviene da oltre un ventennio nella vicina Menfi. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca ha contribuito, di concerto col Presidente del Tribunale Tricoli, a redigere le regole dell'attività degli uffici giudiziari in questo periodo in cui, ancorché allentate, restano in vigore le misure di contenimento del coronavirus. Vediamo. In tribunale, udienze in videoconferenza da remoto, soprattutto per il settore civile. Anche negli uffici giudiziari la ripresa osserva un regime di avanzamento che sfrutti le opportunità offerte dalla tecnologia nell'attesa che si torni alla normalità, visto che le udienze penali, che devono garantire il meccanismo del dibattimento, devono svolgersi in maniera tradizionale. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Livio, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca. Abbiamo contribuito alla stesura delle disposizioni da parte del Presidente del Tribunale per quanto riguarda l'accesso al Tribunale e appunto le disposizioni e le modalità di trattazione delle cause all'interno del Tribunale, ove possibile, o attraverso la trattazione da remoto o attraverso la trattazione scritta, che sono due modalità, attraverso un protocollo con cui appunto modifichiamo la procedura così per come la conosciamo e ci permetterà appunto di garantire il più possibile il contraddittorio delle parti all'interno di questo nuovo range in cui dobbiamo operare per la celebrazione delle udienze. Quindi al momento udienze attraverso videoconferenza, si può definire così?
Per quanto riguarda il civile, il più delle volte vengono trattati attraverso l'accesso da remoto e la trattazione scritta. L'accesso da remoto prevede appunto la trattazione con collegamento da remoto e quindi la visibilità da parte del giudice, dei difensori e delle parti, mentre la trattazione da remoto per tutte quelle cause, ove possibile, prevede la trattazione scritto utilizzando il processo civile telematico e quindi quei canali del processo civile telematico. Tra l'altro, i colleghi miei di Sciacca, sin dalla nascita del processo civile telematico, sono stati bravi nel saperlo applicare e nella fase di sperimentazione. Per cui, diciamo, sotto questo aspetto siamo abbastanza avanti. La celebrazione dell'attività giurisdizionale non ha precedenti, tuttavia già il processo civile telematico, quindi la formulazione delle note scritte così era già prevista. Per quanto riguarda proprio l'attività di udienza, siamo per la prima volta con questa forma. Per quanto riguarda il penale, mentre abbiamo previsto la celebrazione di 7 cause per quanto riguarda il monocratico e 3 per quanto riguarda le attività collegiali ad horas e quindi attraverso la celebrazione delle cause che prevedono quindi la presenza dei magistrati, del collegio, del pubblico ministero, del difensore e dell'imputato. L'attività dibattimentale attualmente è sospesa lì ove non ci sia la necessità di particolare urgenze della trattazione di quei determinati procedimenti. Un progetto, quello che è stato condiviso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca, per il quale l'avvocato Giuseppe Livio ringrazia il presidente del Tribunale Tricoli e tutti gli impiegati. A partire da lunedì 11 maggio, l'ufficio centrale delle Poste di Ribera riprenderà gli orari ordinari con apertura dalle 8:20 alle 19:05, dal lunedì al venerdì, mentre il sabato l'apertura verrà garantita dalle 8:20 alle 12:30. Il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, alla luce delle nuove disposizioni, ha invitato l'utenza ad evitare di recarsi presso gli uffici postali soltanto nelle ore mattutine, ma di espletare le varie esigenze durante tutta la giornata. Tutto ciò, come si può intuire, al fine di evitare assembramenti ed inutili ed estenuanti file di attesa. Il saccense Nino Barna, durante il lockdown a causa del coronavirus, ha realizzato una casetta sull'albero per le proprie nipotine, un modo per coniugare la sua grande passione per il modellismo e l'artigianato alla chiusura forzata predisposta dal governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria, che peraltro non è ancora finita. Ne parliamo in questo servizio di Calogero Parlapiano. C'è tanta passione e abilità dietro le realizzazioni del signor Nino Barna, che nelle settimane scorse ha deciso di affrontare il lockdown, conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, costruendo una casetta sull'albero per le sue nipotine, rifinita in tutti i dettagli: scaletta per salire, finestra, giardino, lavabo, oltre allo splendido panorama che, da Contrada Tabasi, si apre verso la città di Sciacca. Con il saccense Nino Barna abbiamo parlato non solo di questa splendida casetta, ma anche in generale della sua passione per il modellismo navale, per l'artigianato e delle altre sue realizzazioni, frutto di tempo, precisione e tanta inventiva. Signor Barna, ha realizzato con le sue mani questa splendida casa sull'albero. Com'è nata questa idea? L'idea è nata da mia nipote che è da 2 anni che mi dice sempre: nonno, voglio la casa sull'albero, nonno, fammi la casa sull'albero. E finalmente è stata realizzata con il tempo che eravamo fermi. Quali materiali ha utilizzato e quanto tempo ci ha messo per realizzarla? I materiali sono delle tavole normali che abbiamo avuto qua la possibilità pure di avere dei bancali, sfruttare i bancali. Praticamente con i bancali abbiamo fatto tutta la scala e il passamano. Poi c'erano altre tavole vecchie e abbiamo risolto il problema di alcuni pezzi che mancavano. Ci siamo arrangiati alla meno peggio con i materiali che avevamo. Quanto tempo ci ha messo? Ma è una quindicina di giorni, perché ci sono dei particolari. Abbiamo fatto il lavatoio tipo all'antica, il cosiddetto scifo, e si dovevano tutte catteggiare, pulire, perché erano tavole vecchie, e tempo ci voleva. Poi, finito questo, avevamo un po' di legni che si dovevano buttare, invece l'abbiamo rimessa di nuovo in movimento e ho realizzato il cavalluccio.
È stato anche un modo per trascorrere in famiglia questi 2 mesi di chiusura a causa del coronavirus? Sì, almeno il tempo volava senza che te ne accorgevi, perché senza fare niente diventava pesante. Lei da tempo è, diciamo, un appassionato di modellismo, di artigianato, ha realizzato tante cose? Sì, sia navale e sia plastici, palazzine, villette, piccoli alberghi, sempre in miniatura. È stata sempre la mia passione. Avevo questo pallino di realizzare le cose in miniatura e poi ora abbiamo fatto anche un paio di mesi fa una piccola mostra al comune, che c'erano dei pezzi che avevo realizzato io, tutti in gas, fatti in gas e beton, dei monumenti e addirittura c'è pure il Palazzo Venuti, la facciata quella dove c'è la Scala Catalana. Quando si è accorto di avere questa abilità? No, nasce così, senza essere programmato, vedi magari una cosa e realizzi senza che te ne accorgi, e di quella cosa poi piano piano si va da una cosa da niente e vedi realizzare qualcosa che diventa bello, tipo, non so, una casetta oppure una montagna. Con il gas e betone si può fare la qualsiasi cosa. Dopo la casa sull'albero, quali sono i prossimi progetti? Di continuare a fare i monumenti, spero di fare la chiesa di Sant'Agostino, perché la chiesa del Carmine l'ho fatta, quella della Matrice è quasi finita, mancano poche cose, e vorrei fare quella di Sant'Agostino, che sembra facile perché è senza finita, diventa molto difficile perché ci sono le pietre che sono tutte a rilievo e se devi fare una cosa bella la devi realizzare per com'è. Ci vuole tanto tempo e tanta passione. Più tempo che passione. Torniamo anche oggi a parlare dell'ultimo strumento diagnostico donato dall'associazione Orazio Capurro Amore per la Vita Ollus all'ospedale di Sciacca, segnatamente al reparto di pediatria. Sentiamo. È solo l'ultimo degli strumenti diagnostici che l'associazione Orazio Capurro Amore per la Vita ha donato all'ospedale di Sciacca. Stiamo parlando del bilirubinometro transcutaneo messo a disposizione del reparto di pediatria e neonatologia diretto dal dottor Michele Porrello. Che ci permetterà di dosare la bilirubina nel sangue dei neonati senza fare il prelievo dal tallone ai neonati, quindi in maniera non traumatica. Questo è molto importante perché questo esame viene fatto spesse volte ai neonati, soprattutto quelli prematuri, viene fatto più volte al giorno e per diversi giorni, diciamo, a seguire. Per cui questo ci eviterà di evitare traumi e il dolore anche al neonato. Questa è una strumentazione che è stata validata scientificamente, che è in uso da molti anni presso delle unità operative di neonatologia e quindi siamo contenti di averla oggi anche qui a Sciacca, nella nostra unità operativa, e questo ci permette appunto di umanizzare quelle che sono le cure neonatali nell'ottica appunto di evitare il dolore e la sofferenza appunto dei neonati o dei prelievi. Alla consegna erano presenti anche il commissario ad acta Alberto Firenze e il direttore della ginecologia Salvatore Incandela. A noi dell'associazione Orazio Capurro Amore per la Vita Onlus fa sempre piacere essere accanto ai sanitari e all'amministrazione di presidio e dell'ASPE e anche al commissario per dare il nostro contributo sempre in iniziative di utilità sociale, stare accanto ai più piccoli e stare accanto a chi vive momenti di sofferenza per noi davvero testimonia, ecco, anche le idee, i valori di Orazio a cui l'associazione è ispirata. Vediamo quale libro ci consiglia oggi Mondadori. Don Mese, la madre di Flavia, se n'è andata, ma ha trovato il modo di restare ancora un po', di fregare la morte, come direbbe lei, con le lettere. Arrivano a Flavia giorno dopo giorno, da città sempre diverse, per dire tutto quello che non è facile dire a voce, ma anche solo per continuare a parlare, ad esserci. E lei sta al gioco, non ha idea di chi le spedisca, però le aspetta impaziente e fiduciosa. E intanto prova a vivere la vita di sempre, a ridere con Sabri, la sua amica, mezza matta, a baciarsi in mezzo alla strada con Luca e a coccolare il suo frastornato papà. Perché sta imparando che la morte la puoi fregare anche rubandole un attimo. L'attimo di una risata o di un bacio. Un bacio che non si stacca più. Di Augusto Macchietto. Edito Rizzoli. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, vi rimando per ogni aggiornamento alle prossime edizioni, ma anche al nostro sito internet www.telemontecronio.it. Grazie ancora, arrivederci.